nel 2017 in Italia il comparto dell'industria culturale e creativa ha fatto registrare un indotto di oltre 90 miliardi di euro e ha occupato oltre 1,5 milioni di persone, il 6% della forza lavoro in Italia. Nonostante la centralità che l'industria culturale e comunicativa riveste all'interno per l'economia italiana ma anche per l'economia globale, quando parliamo di professione della comunicazione abbiamo la sensazione di trovarci di fronte a una nebulosa tanto ampia quanto inintellegibile, complessa, di ruoli, di mansioni e di competenze. Anche le classificazioni che vengono utilizzate dall'Unione Europea, per esempio l'ISCO, che è la classificazione standard delle professioni, ci restituisce un'immagine datata delle professioni della comunicazione, che riesce a illuminare solo in parte questo settore così cruciale. Almed ha avviato nel 2016 un monitoraggio sulle professioni della comunicazione, insieme alle principali associazioni del settore, insieme ai professionisti che sono in questo momento appunto impegnati in ruoli apicali nei diversi settori dell'industria culturale e comunicativa. Ha avviato questo monitoraggio per misurare l'impatto, anzitutto delle professioni della comunicazione, per fornire una bussola, un orientamento a coloro che stanno intraprendendo anche un percorso di formazione, perché si vedono nel futuro impiegati, impegnati in questo settore così cruciale per la nostra economia e anche per l'economia globale. E ha avviato questo percorso per allineare la propria proposta formativa alla competenze, alle richieste che in questo momento il mercato del lavoro sta chiedendo. E quali sono queste competenze? Qual è l'esigenza o la domanda che il mercato del lavoro sta formulando? È quella di professionisti della comunicazione che sono portatori di un sapere interdisciplinare, che sono capaci di pensiero critico, che sono portatori di quello che forse, appunto con un termine un po' desueto, potremmo definire uno spessore umano, cioè che hanno anche una conoscenza e una ricchezza personale e anche una ricchezza di conoscenze che va oltre la tecnicalità necessaria per operare nei diversi comparti mediali, nei diversi comparti dell'industria culturale e creativa. Ecco, ci sembra che lavorare in questa direzione per allineare sempre di più percorsi di formazione e esigenze che il mercato del lavoro sta formulando sia la sfida che l'Università Cattolica deve saper raccogliere.